sapevamo che era una partita importante. Il derby poi è sempre una partita a parte rispetto alle altre. Noi in settimana l'abbiamo preparata al meglio, sapevamo che comunque Gaeta veniva qua con la voglia di vincere. Ma noi dall'inizio della partita siamo partiti subito al 100%, dando il massimo in campo. Infatti, si è visto poi con una nostra grande difesa, siamo riusciti a distaccarli di 6-7 gol, se non sbaglio. Poi abbiamo avuto un calo nel secondo tempo, ma ci sta. Infatti, siamo riusciti comunque a portare a casa i 2 punti, siamo contenti. Andiamo avanti per i nostri obiettivi, che è quello di fare meglio partita dopo partita, e ci prepariamo comunque adesso per sabato a Siracusa, cercando di andare lì e portare ancora a casa una vittoria. Ecco, una partita probabilmente delle prime tre di campionato, quella sarà un vero e proprio scontro diretto. Siamo solo alla terza, ma possiamo definirlo già un dentro fuori. Sì, è uno scontro diretto perché Siracusa comunque fa parte delle squadre che puntano al girone unico per il prossimo campionato. Noi andiamo lì convinti della nostra squadra, sappiamo le nostre potenzialità e comunque daremo il massimo per portare a casa i 2 punti, ecco. Sappiamo che anche loro hanno preso dei rinforzi, due o tre giocatori, però noi daremo comunque il meglio. Primi 20 minuti bene, poi siete calati. Eh beh sì, la squadra è ancora da agglomerare per bene perché, come hai detto tu poc'anzi, la squadra è tutta completamente nuova. A parte il portiere Amendolagine, io e un altro paio di elementi, per il resto è tutta una squadra nuova. Abbiamo parecchi ragazzi argentini, due o tre che sono di buon calibro e speriamo di fare bene questo campionato. Come hai detto tu, siamo durati 20 minuti. E poi abbiamo mollato un po' a livello difensivo, abbiamo peccato di individualità e non abbiamo fatto troppo il lavoro di squadra. Ecco, vi siete rinforzati, dicevi, un girone C complicato, ma i posti per arrivare poi nel girone unico del prossimo anno sono più di uno, insomma, quindi anche Gaeta c'è in questa corsa. Sì, noi sicuramente quest'anno nel girone C, che come hai detto tu, si è rinforzato molto, tutte le squadre hanno fatto molti rinforzi perché l'anno prossimo ci sarà il girone unico, quindi puntano tutti quanti ai primi quattro posti a rientrare nei primi quattro e anche noi diremo la nostra questo campionato.